oggi ci vediamo per la partita. Oggi, ma abbiamo un sacco di compiti per domani. Ma che dici? Io ho due pagine piene. Compiti da studiare, orale. E tu strappale. Ma sei pazzo? Guarda che non sono per domani. Per domani non abbiamo niente, visto che è domenica. Ah! Oh, raga, ma quindi che si fa? Partita, ci sei oggi pomeriggio? Certo. Giampa, tu oggi ci stai? Ovvio, come faresti senza di me? Io sono l'asso. Sì, l'asso di denaro, 4 soldi e uno spicciolo. Comunque ci sono pure io, eh. Vince, ma tu, a calcio? Sì, faccio pena, ma almeno porto il pallone. Ah, se per questo posso venire pure io a sostenervi. E come? Sono portiere di pallanuoto. Dobbiamo sperare che viene a piovere forte, allora. Qualche volta potremmo organizzare anche un'uscita di classe. Già, che maleducati. Si organizzano sempre di nascosto. Ma stiamo organizzando una partita di calcio, mica di taglio e cucito. Che arretrato che sei. Vabbè, dai, scusa. E allora dai, proponete qualcosa. Potremmo andare a mangiare un gelato oppure ci potremmo vedere dopo la partita, giusto per stare insieme. Sì. A che ora ci vediamo? Ci vediamo per le 5? Eh sì, così poi alle 6:30 possiamo andare a giocare, no? I soliti. Ok, va bene per le 5, ma dove? Al ponte dove c'è il farascacchi. Il farascacchi e dov'è? Alla cittadella giudiziaria. Eh? Dietro la stazione. Ah, ok. Uè, tu non ti sei proprio espresso, vieni con noi alla cittadella alle 5 per la partita? E quando mai mi avete dato retta, lo sapete? Non mi piace il calcio, se volete ci vediamo più tardi. Il solito. Voi invece non siete i soliti, vero? Però noi siamo in tanti. Quando deciderete di fare qualcosa di diverso, fatemelo sapere che ci vengo. Oh, raga, sta arrivando la prof! Lasciamo perdere il gelato, sennò poi diamo ragione a loro. E che facciamo allora? Perché scusa, loro cosa fanno? Giocano a calcio. Facciamo quello che fanno loro, giochiamo a calcio. O pensate che sia una cosa solo per maschi? Ma ovviamente no. Allora prepariamoci. Secondo voi perché ho portato il pallone? Grande, ci alleniamo. Io sto in difesa. Lo spirito di Croce Rossina ha vinto. Gemma. Intanto come al solito si vanno a aspettare. Ma che ore sono? Sono già le 5:15. Poi dicono che stiamo noi a provocare i loro ritardi. Zitta, zitta, raga, vedo arrivare qualcuno, alleluia. Ciao, raga. Jacopo, ma che hai in testa? Una buccia di banana e sono scivolato. Dai, Jacopo, lo sanno tutti che non si scivola su una buccia di banana. A me è successo, c'era stato del sapone sotto, non lo so. Ragazzi, scusate che ho dovuto fare i compiti e poi mentre venivo ho incontrato il prete. E il cioccolato dove l'hai incontrato? Ok, la verità è che a Damia non avevano fatto le zuppe calde e non ho resistito. Ciao! Allora che si fa? Gelato? No! Come no? Partita? Sì, quella la facciamo noi dopo, ma ora che facciamo noi con voi? Appunto, giochiamo a calcio. No, dai ragazzi, non scherzate. Raga, riporta a casa il pallone. Ti conviene? Sapete solo parlare, dimostrate la vostra forza senza dire, dire e dire. Sì, ma andiamo alla spiaggia di Santa Teresa. Qui non è proprio il posto adatto per fare una partita. Dispari. Campo. Ok. Palla mia e campo. Raga, raga, ma quello non è Davide? Sì, è lui, Davide! Ma che ci fa? Davide! Ma che ci fa?
Ma che ci fai qua? Aspettavo che arrivaste. Ma l'appuntamento non era al faro. Lo so, ma vi aspettavo qui da mesi. Da mesi? Perché? Perché qui si danno spettacoli a ripetizione. Spettacoli? In mattina si sentono parlare tra di loro i gabbiani, poi la brezza marina, una bella partita di calcio e giratevi dietro. C'è un bellissimo panorama. Ora vedete, sotto di me c'è una pedana di legno, avete visto? Questa è una proiezione, come anche i vestiti che abbiamo addosso. È un esperimento. Un esperimento di che? Voi lo leggete, ci hanno fatto vivere un tempo non nostro. Tra 40 anni sarà così, così come adesso, ma sarà un'epoca in cui queste cose non si darà attenzione. Godiamocene. Dai ragazzi, ora siamo qui. Non voglio sapere il dove, il come, ma ora godiamocene. Su, andiamo. Questo era il servizio dei ragazzi visionari, secondo i quali nel 2020 la bellezza di questo mondo sarà quasi intatta come oggi, soltanto che sarà filtrata e più difficile da osservare. Beh, staremo a vedere. A fra 40 anni.